Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Come state? Spero che queste vacanze stiano andando per il verso giusto. Spero che vi stiate riposando, stiate mangiando, le stiate passando con le persone a voi care. Però siamo qui oggi per parlare ancora di Bahamut. Perché se la volta scorsa abbiamo parlato dello stage Very Hard, oggi dobbiamo necessariamente parlare dello stage EX. Stage EX1 che risulta essere già molto più complesso rispetto allo stage Very Hard, in quanto il combattimento diventa molto più serrato, molto più tecnico, oserei anche dire sotto certi punti di vista, tant'è che la mia run è stata praticamente svolta tutta in manuale, cioè non ho mai utilizzato semi o auto come battaglia, proprio perché bisogna essere molto precisi con i passaggi e bisogna riuscire a gestire le varie fasi del combattimento nel miglior modo possibile. Il margine d'errore è veramente veramente basso, dipende ovviamente anche i vostri personaggi, dipende anche il vostro livello, dipende un po' tutto, però per quanto riguarda questo setup che ho utilizzato io, il margine d'errore è veramente veramente minimo. Non dico che non si può sbagliare nulla, qualche cosina l'ho sbagliata anch'io se non mi ricordo male, però diciamo che appunto si può sbagliare pochissimo, veramente veramente pochissimo. Andiamo a vedere il setup. Il setup che sono andato ad utilizzare è un setup abbastanza particolare. Non ho visto questo team in realtà in giro. Ho visto Tanteris, ho visto tantissimi Matt, che qui Matt è praticamente il probabilmente il game breaker. Se lo avete forte, cioè se avete un Matt con armi forti o comunque materie che possono permettere a Matt di diventare forte, lui potrebbe essere sicuramente la vostra carta vincente. Però diciamo che la cosa fondamentale che comunque raccomando a tutti è avere necessariamente un Tifa o Matt, semplicemente perché vi serve un'arma che possa breccare questo tipo di sigillo. Questo tipo di sigillo è differente dal sigillo tecnica, quindi questo è un nuovo sigillo che per l'appunto abbiamo all'interno del gioco, o comunque avere le ruin che effettivamente possano in un qualche modo breccare questo sigillo. Però fondamentalmente parlando è molto importante avere qualcuno dedicato a ciò, cioè avere un personaggio che riesca in un modo o nell'altro a dedicarsi a questo sigillo. Setup che vi faccio vedere subito così un po' in generale, dove consiglio personalmente parlando di avere un DPS che comunque faccia sempre e comunque danni durante tutta la battaglia, perché i danni sono la cosa più importante che bisognerà fare a Bahamut durante tutto il combattimento. Un personaggio che si possa occupare dei sigilli e anche in leggero modo delle cure, che in questo caso per me è Tifa, e poi un altro personaggio che possa in un qualche modo proteggervi, perché qui la protezione di difesa magica è obbligatoria. E al momento i personaggi che possono fare questo sono Red, Matt e Cloud. Quindi dovete avere o Red o Matt o Cloud con arma di difesa magica AOE per riuscire in un modo o nell'altro a difendervi. La difesa magica qui è fondamentale. La difesa fisica è importante, ma in un modo o nell'altro si può aggirare l'ostacolo, se così si può dire, ma la difesa magica è fondamentale. Quindi armatevi di pazienza e cercate di avere un setup con difesa magica potente. Per quanto riguarda Sephiroth, che in questo caso è il mio DPS fisso, che comunque sia è quello che farà più danni durante tutta la run, abbiamo HP superiori agli 8000. Io vi consiglierei anche superiori agli 8005, però diciamo che il range da 8000 a 8005 varia in base anche alle vostre statistiche. Se avete un buon rapporto di difesa magica potete comunque scendere anche circa a 8000 HP. Se non avete buona difesa magica vi consiglio di andare almeno a 8500 HP per stare sicuri. La difesa fisica sì, sarà importante, soprattutto per il Dragon Dive, però se avete tanti HP in un modo o nell'altro potete tankare. Quindi la difesa magica è senza ombra di dubbio la cosa più importante da aumentare nei confronti dei vostri personaggi, però
ci arriveremo piano piano. Infatti il mio Sephiroth ha 8463 HP con 3000 di attacco magico, dato che lui per l'appunto sarà il mio DPS principale. Poca difesa fisica e poca difesa magica, purtroppo, perché ho 126 e 118, che non è un granché, me ne rendo conto, però questo ci dà il convento e quindi noi utilizziamo questo. Per quanto riguarda le abilità, ovviamente abbiamo il boost in attacco magico e il boost ghiaccio accompagnato dal Frostblade Arcanum per permettermi di fare danni, perché non avendo le armi non elementali, perché qui ovviamente le armi non elementali hanno un vantaggio per quanto riguarda ovviamente il moltiplicatore di danno, qui invece purtroppo le armi elementali sono leggermente più basse, però con un buon boost di attacco magico praticamente al massimo, un boost ghiaccio che comunque sia di livello 6 mi dà un 70% di danno in più, e il vestito con l'arcanum che mi dà le abilità ghiaccio con il 35% di danno in più, riusciamo in un modo o nell'altro ad essere abbastanza incisivi. Summon Shiva perché mi consente di fare molti più danni rispetto alle varie limit, e poi tutte materia che qui mi servono solo ed esclusivamente per le stats. Materie che sto utilizzando per incrementare maggiormente gli HP, dato che comunque le armi già mi danno, entrambe le mie armi, la Wing Edge e l'arma di Kuja, mi danno già il boost magico a 7, soltanto queste due, quindi non ho bisogno di pompare il boost magico più di tanto, mentre invece le armi che ho come sub weapon sono armi che comunque sia potenziano HP, dato che Sephiroth purtroppo è un po' carente di HP, difesa fisica e difesa magica per gestire un pochettino entrambe le cose, e poi un'arma con attacco magico fisico e boost ghiaccio per permettermi di essere un po' più incisivo. Questo sarebbe tecnicamente un setup ideale per tutti i personaggi, perché avere un po' di difesa fisica, un po' di difesa magica e buona dose di attacco vi consentirebbe comunque di avere un personaggio performante al 100%. Purtroppo questa cosa non è possibile, almeno non per me, perché per me appunto non è possibile, quindi mi sono dovuto effettivamente arrangiare. Wing Edge con overboost 10, Kuja con un solo overboost che mi serve solo per poter debuffare l'attacco fisico e magico più velocemente possibile, e poi tutto il resto, come vi ho detto prima, va a boostare gli HP. Secondo personaggio invece Tifa. Tifa è invece un mostro incredibile, 148 di difesa fisica, 176 addirittura di difesa magica, quindi molto molto tankosa, infatti i suoi HP sono di 8233. L'arma di Bahamut in questo frangente come arma primaria è assolutamente perfetta, è un'arma incredibile in quanto aumenta HP e difesa magica, quindi è letteralmente perfetta sia come sub weapon che come arma principale per la vostra Tifa se la utilizzate, o qualsiasi personaggio come ovviamente come refined abilities, quindi come sub weapon, e come arma secondaria invece i Seaside, diciamo i guanti, i lifeguard wraps, che sarebbero appunto i guanti dell'evento estivo che mi servono per le cure. Non ho tantissimo healing, 1400 che è veramente basso, ma mi serve semplicemente per far recuperare piano piano gli HP a tutti ed evitare di dover curare tutto in una volta consumando 5 TB anziché 4. Perché vi ricordo appunto che i lifeguard curano con solo 4 TB, quindi si ha un risparmio rispetto a tutte le altre abilità di cura che solitamente ne consumano 5. Quindi abbiamo la possibilità di curare un po' più velocemente. Altre materie, tutte che servono solo ed esclusivamente per le statistiche, tranne la cura singola, che serve nelle situazioni di emergenza, quando Bahamut impazzisce e targetta sempre lo stesso personaggio, e un Defeat che mi serve per aiutare Sephiroth a debuffare l'attacco magico, come vi stavo dicendo prima, dato che con Tifa non posso utilizzare le Tiger Fangs, che le Tiger Fangs, vi ricordo, abbassano l'attacco magico. La limite di Tifa, ovviamente, Somersault, dato che posso abbassare difesa fisica e difesa magica, quindi mi consentono di fare più danni durante il tempo, ed è una cosa fondamentale, dato che non potrò buffare i miei personaggi. E come statistiche notate che comunque attacco magico e fisico sono bassino, 1600-1500, perché Tifa comunque sia mi serve solo ed esclusivamente per curare con i lifeguard, fare qualche dannetto se possibile con l'arma di Bahamut, e poi successivamente gestire
tutto quello che è l'aspetto della vitalità dei miei personaggi. Subweapon con l'arma della Hell House di Barrett, che mi aumenta HP e difesa fisica, che comunque mi porta a 148. Una katana di Sephiroth, la Mithril Type Zero Katana, che mi aumenta HP e boost di abilità magiche, perché vi ricordo che comunque la cura viene considerata come abilità magica, quindi prende leggermente il boost dall'abilità dell'arma. E poi l'arma Halloween di Lucia, quella free to play, per migliorare un po' le cure e la difesa magica. La difesa magica Tifa non ha nessun problema, perché 176 punti sono veramente tanti, quindi sono abbastanza tranquillo. Mi serviva semplicemente per pompare un po' healing, perché healing 1400 è bassino, sia con la cura normale che, cioè nel senso, sia con la cura singola che con la cura OE è un po' bassino. Quindi ho dovuto necessariamente cercare di bilanciare la situazione. Le altre materie mi servono comunque per incrementare un po' healing, un po' HP, quindi cercate di incrementare le statistiche che più vi servono tramite le materie. Non ci saranno materie importanti da utilizzare al di fuori comunque di The Fate, Protect o comunque The Brave, in base ovviamente a quello che vi serve. Vi servono soltanto HP, difesa magica, healing, in base al vostro personaggio. E infine Cloud, che invece è il mio ibrido fondamentalmente, perché ha 2989 di attacco, che mi serve per fare danno, però equipaggiato con la Bandage Sword di Halloween per incrementare la difesa magica, come vi stavo dicendo prima. Scarsissimo in difesa fisica, 105 punti addirittura, che sono praticamente zero, e difesa magica di 135, che un pochettino mi consentono di respirare dal punto di vista dei danni, però ho compensato con 8600 HP. 8600 HP sono veramente tanti. Cloud ovviamente in questo frangente è un secondo DPS ibrido, perché il suo ruolo sarà quello di dare difesa e fare danno. Infatti ha la Bandage Sword e Barrier, che mi serve nella seconda fase, dove appunto Bahamut effettuerà i suoi attacchi fisici, e quindi noi li potremo tankare in parte anche grazie al supporto di Cloud. Materia di cura singola, che mi serve in combinazione con quella di Tifa, semplicemente per curare immediatamente quando Bahamut effettuerà i due Dragon Dive sullo stesso personaggio. Quindi non c'è bisogno di curare tutti, si curerà un solo personaggio, si subirà l'attacco e poi countereremo per curare poi tutti quanti gli altri con calma. Quindi ci sono diverse fasi del combattimento in cui non bisogna avere il panico, non bisogna cadere nel panico, e bisogna gestire le varie fasi proprio nella maniera ordinata, come vi farò vedere praticamente durante il video. Summon di Ramu, perché comunque con Cloud possiedo appunto il boost di danni tuono, quindi mi consente di fare tanti danni. Materie, che ovviamente Barrier per difendermi degli attacchi fisici, almeno in parte, la cura singola per curare velocemente, e poi materia che mi serve solo per aumentare le statistiche, mentre invece le subweapon sono tutte subweapon che aumentano HP e difesa magica, che sono ovviamente le cose obbligatorie da dare praticamente a tutti. Attacco fisico e ghiaccio, che non mi serve a niente, ma mi serve solo per il boost fisico, così da avere buoni danni. E poi HP e boost ability, perché non avevo di meglio per incrementare gli HP. Avrei potuto mettere magari forse qualche arma che dava HP, attacco magico fisico, ma non mi interessa. Preferisco il boost ability, perché il boost ability mi permette anche di curare un po' di più, dato che Cloud appunto mi serve un po' come ibrido. Quindi mi necessita avere la possibilità di potenziare leggermente anche la cura. 1032 di healing, che è veramente poco, veramente veramente poco, quindi non c'è effettivamente altro da aggiungere. Questo è il setup che mi ha permesso comunque di completare la X1, e adesso vi farò vedere la run, sempre commentata da me, dove vi spiegherò tutte le varie fasi, e spero che questo video possa esservi utile. Allora, eccoci qui con la run di Bahamut, dove ovviamente vi commenterò tutte le varie fasi per permettervi di studiare a fondo ciò che dovete fare. La prima cosa che fa Bahamut nel momento in cui ovviamente comincia la X1 è debuff di difesa magica a tutti di ben 4 livelli,
e buff magico per lui stesso di ben 5 livelli. Quindi guardate subito appunto come comincia il fight molto in modo svantaggiato da parte user, quindi da parte giocatore. Infatti la prima cosa che faccio è switchare subito su Cloud e nel momento in cui ricarico le prime barre attivare Sanctuary, quindi permettere di levare subito questo malus di difesa magica. Sephiroth, come notate, automaticamente, anche in manual, dato che l'intelligenza artificiale prende, tra virgolette, spunto, prende il sopravvento anche su queste cose, abbassa subito attacco fisico e magico grazie all'arma di Kuja. Tifa invece accumula ATB e nel momento giusto effettua Defeat. Io con Cloud continuo a togliere il malus e come potete notare la combo tra Tifa e Sephiroth ha portato già Bahamut a due, anzi a una stanghetta di attacco magico down. Qui con Cloud riesco preciso tramite l'animazione a fare un altro buff di difesa magica. Peccato che Bahamut non sia riuscito a debuffarsi di più, mi sarebbe piaciuto ovviamente debuffarlo di più, però l'importante è togliere tutto il bonus di attacco magico a Bahamut perché sennò venite shottati. Easy, cioè proprio anche se avete comunque HP buoni venite shottati. Bahamut è fortissimo dal punto di vista magico. La cosa che ovviamente un pochettino mi dà fastidio del gioco, se devo essere sincero, è che i buff e i debuff vengano inflitti solo dopo l'animazione. Questa è una cosa che ho criticato molto, semplicemente perché anche Matt, che ha un'animazione più lunga, non vi consente di potervi buffare. Perché l'animazione di Matt, della sua skill con il buff di difesa magica, è troppo lento. Cioè, voi caricate praticamente la barra TB giusto in tempo per togliere il malus di difesa magica, ma non darvi nessun bonus, a differenza di Cloud, che come potete vedere, proprio preciso, mi ha dato il bonus di difesa magica, a differenza di un Matt che normalmente non ci riesce. Per, ovviamente, evitare questo problema bisognerebbe avere le armi overboost a livello massimo o comunque a livello 6 per cambiare la dicitura da mid ad AIG direttamente, però ovviamente non tutti abbiamo questa possibilità, quindi è una cosa che un pochettino mi ha dato fastidio e che ho criticato spesso e volentieri. I danni ci può stare che vengono attribuiti dopo l'animazione, perché giustamente tu fai l'animazione e poi fai il danno, però il buff e il debuff secondo me dovrebbe essere dato subito. Cioè fai l'animazione, però intanto il buff e il debuff dammelo, perché cioè, non ha senso altrimenti. Cioè è come se tu avessi una penalità per quanto riguarda l'animazione, che per i danni ci può stare, ma per i buff e debuff non credo che sia corretto, perché comunque sia buff e debuff già durano poco, quindi se tu già hai il malus anche dell'animazione, secondo me questa cosa dovrebbe essere sistemata, dovrebbe cambiare. Comunque, noi riusciamo a buffarci, Bahamut debuffato, primo Mega Flare che ci becchiamo in faccia, che come potete notare mi fa danno, però consente a Tifa di rimanere alta di HP, Cloud decentemente, Sephiroth un po' meno, però va bene così. Tifa, utilizzando solo 4 barre ATB, mi consente comunque già di curarmi, quindi è molto comoda questa cosa, molto veloce. Con Cloud e Sephiroth adesso dovete fare danni. Nel momento in cui Bahamut inizia a caricare la barra del suo Mega Flare, dovete necessariamente buttarla giù. E ovviamente dovete buttarla giù con i danni. Quindi mentre voi fate danni, con Tifa piano piano curate e cercate di riportare gli HP comunque a un valore decente. Infatti io, come vedete, piano piano sto aumentando gli HP. Il fatto che la Healing Waves di Tifa costi solo 4 barre ATB è molto comodo, perché comunque cura poco, però cura in modo costante, quindi è una bella scappatoia questa. E come potete vedere, Sephiroth e Cloud continuano a fare danni in continuazione. Tifa, se switchate in difesa, avete visto, ha fatto da sola Healing Wave, perché se avete HP bassi comunque lei la fa in automatico, e poi ogni volta che caricate la limit di Tifa, fatela. A prescindere se avete caricato le limit con gli altri oppure no, fatela. Assolutamente. Qui con Cloud, nel momento in cui togliete la barra Mega Flare, se avete notato, sto conservando ATB. Sto conservando ATB perché appena Bahamut perde la barra di Mega Flare, vi infliggerà debuff magico.
Questo debuff magico può essere, diciamo, anticipato. Non fatelo durante la carica del Mega Flare, quello, diciamo, potente, perché anche se avete difesa magica o vi state, comunque buffando, andrete comunque a meno 4. Quindi inutile sprecare ATB per andare a meno 4. Prima subite il debuff e poi iniziate a buffarvi. Invece in questo caso, quindi nel momento in cui togliete la barra, potete giocare d'anticipo. Infatti io con Cloud faccio Sanctuary, mi prendo il buff di difesa magica, che adesso, come potrete notare, dall'attacco di Bahamut, praticamente il Flare Breath viene tolto. Viene tolto e, come potete notare, ora in questo caso sono stato anche un po' sfigato, perché praticamente mi è scaduto il mio buff magico ed è entrato il malus di Bahamut. Ecco perché mi lamento del fatto delle animazioni, perché i buff comunque già durano poco, quindi si rischia di fare queste cappellate. Io però, ovviamente, avendo risparmiato barra TB, faccio subito difesa magica per due volte, vedete, praticamente riesco a portarmi di nuovo in paro, quindi senza avere nessun malus, e questa è l'unica occasione in cui potete giocare d'anticipo. Non lo fate quando carica il Mega Flare, quello, diciamo, quello definitivo, perché sprecate ATB. Ora ve lo farò vedere comunque. E qui con Sephiroth continua a fare danni, con Tifa continua a curare. Qui switch in difesa quando Bahamut attacca per subire meno e permettermi comunque di non rincorrere gli HP, che è una cosa che potrebbe portarvi alla sconfitta, mentre con Tifa continuo ancora a curare. Riswitch in attacco, Sephiroth continua a fare danno, con Tifa aspetto, Umbral Strikes, mi rimetto di nuovo in difesa, ma in difesa, però, come notate, Sephiroth e Tifa hanno un buon numero di HP. Cloud invece sta scendendo troppo, quindi utilizzo la cura singola. Non utilizzo la cura AOE e, come potete vedere, Cloud è ritornato praticamente già a 6000 HP e sono buoni. Altra barra di Bahamut che continua a caricarsi, partendo dal 2 ovviamente, quindi noi facciamo danni fin quando possiamo farli, perché tanto Bahamut fin quando ricarica non vi attacca, vi attacca solo quando non carica il suo Mega Flare, quindi io qua continuo ancora a fare danni senza problema. Dato che per l'appunto ancora sta caricando uno, faccio la summon semplicemente perché mi conviene farla adesso. Qui con Sephiroth vado avanti, aspettiamo il countdown, con Tifa faccio le ultime cure finali e nel momento in cui finisce il countdown mi fermo, non attacco più, se notate, e nel momento in cui Bahamut, se avete notato, fa il movimento con le ali, faccio partire l'animazione di Flare Star. Nel momento in cui muove le ali Bahamut è il momento in cui potete iniziare a buffare o debuffare, perché come notate praticamente tutti subiamo i malus. Quindi con Cloud subito partiamo con Sanctuary, Tifa, The Fate, Sephiroth, Flare Star e continuiamo così in continuazione fino a quando non ricarica anche questo secondo Mega Flare. Se partite in tempo e quindi riuscite in un modo o nell'altro ad anticipare le mosse di Bahamut, riuscite, come in questo caso io, a praticamente debuffarlo di quasi 3 livelli di attacco magico e riuscire allo stesso tempo a potenziarvi la difesa magica, che sarebbe la condizione ideale, sarebbe la situazione ideale, proprio perché vi consente comunque di subire meno danni nonostante tutto e quindi sopravvivere e poi gestire la situazione in altra maniera. A questo punto, dopo aver subito quest'altro Mega Flare, iniziamo a curare un po' tutti. Iniziamo a curare un po' tutti perché qui parte adesso la seconda fase. Questa tecnicamente è la seconda fase di Bahamut, dove bisogna anche tankare gli attacchi fisici. Quindi iniziamo a curare un po' tutti senza sprecare troppa barra TB. Sephiroth qui, mi raccomando, se utilizzate Sephiroth come debuffer tenetelo sopra il 50% di HP, perché deve debuffare anche l'attacco fisico, altrimenti l'animazione di Sephiroth si incastrerà con Flare Star, dove farà solo debuff magico, quindi non vi serve a niente, quindi portatelo almeno al 50% di HP. Qui targettato Sephiroth, fullato subito con due cure istantanee da parte di Tifa e di Cloud, e successivamente gli attribuiamo anche la barriera,
che giustamente mi consente comunque di avere la difesa fisica al minimo, ma comunque mi consente di averla. Sono stato anche sfigato in realtà, perché Sephiroth è il personaggio con meno difesa fisica e nonostante tutto 7060 HP, quindi un bel paio di palle, come si suol dire. Ancora curiamo Sephiroth. Qui necessariamente Tifa mi ha fatto Healing Waves, che mi ha un po' strammato i piani, però va bene curare un po' tutti. Qui curo ancora Sephiroth, che abbassa finalmente l'attacco fisico, cura singola, anzi barriera e cura singola su Sephiroth, che comunque torna nuovamente fullato, quindi posso subire tranquillamente il Dive Bomb. State attenti a tenere attivi i debuff, perché può capitare che possiate incappare in problemi di deficienza artificiale, in cui Sephiroth, avendo ancora a disposizione barre ATB, non rinnovi il debuff del vostro avversario, che sparisce e poi subite il danno full. E quindi rischiate praticamente di farvi shottare. Quindi controllate sempre i debuff che non lampeggino. Se lampeggiano, switchate su Sephiroth e debuffate manualmente. Non rischiate di far sparire debuff durante l'animazione, perché rischiate veramente grosso. Comunque, subiamo il danno. Riesco fortunatamente a subire. Qui adesso switcho in modalità offensiva e curo dalla modalità offensiva. Qui adesso dobbiamo riprendere a fare danni. Questa è la fase in cui adesso siamo noi a dover fare danni, perché appunto Bahamut va a caricare l'attacco suo principale, ovvero l'Umbral Frenzy. Umbral Frenzy che deve essere breccato tramite il sigillo, quindi Tifa attacca tramite l'arma di Bahamut, che è sinergica di sigillo. Tutti quanti gli altri invece dovete switchare voi manualmente, perché altrimenti notate che verranno effettuati attacchi da 4 barre ATB che vi faranno perdere troppo tempo. Quindi dovete essere velocissimi nel switchare subito praticamente i vostri personaggi, perché la barra sembra lunga ma si riduce veramente in niente. E poi, appena riuscite a breccare Bahamut, con Tifa curate dalla stance offensiva, e poi con gli altri fate danni. Qui carichiamo tutte le summon, tutte le limit, eccetera eccetera, cerchiamo di portarci un po' avanti, che ovviamente tra l'altro anche durante il break, quindi riusciamo in un modo o nell'altro a fare qualche dannetto in più. E come potete notare siamo già bene o male a metà vita, quindi siamo a metà strada. E già il delirio è pazzesco. Qui ora Tifa continua a curarsi nuovamente. Qui subiamo, stiamo attenti perché Sephiroth era già praticamente in fin di vita, quindi qua mantengo la stance difensiva e faccio un'altra cura singola. Nel momento in cui Bahamut torna a caricare il Mega Flare, io continuo a fare danni. Ho ottenuto la stanza difensiva per far triggerare a Tifa la cura singola su Sephiroth, così adesso abbiamo tutti i personaggi con un range di HP decente, quindi Tifa adesso può curare nuovamente piano piano un po' tutti. Adesso abbiamo sia Cloud che Tifa full, cercate di mantenerli full se riuscite. E qui adesso, come potete notare, aspetto un pochettino e curo direttamente dalla stanza offensiva, perché tanto ormai gli altri sono praticamente full di HP, quindi posso permettermi anche di non cambiare stance e quindi non perdere danni. Siamo arrivati al countdown 3, non è male, non è male. Quando finisce la barra, come potete notare, effetto l'ultima cura e con Cloud aspetto e vado di Sanctuary. Con Sephiroth debuffo, perché qui adesso iniziano, vedete, gli attacchi, quelli che mi vanno a ridurre difesa fisica, difesa magica e tutto, quindi cerchiamo di mantenerci comunque sempre a un livello tale da poter subire questi danni. Limite di Tifa, che vi ricordo, fatela sempre, ogni volta che avete la possibilità di fare la limite di Tifa, fatela. Bahamut non è fortissimo fisicamente, quindi basta debuffarlo con Sephiroth e dovresti riuscire comunque a non perdere troppi HP. Ecco, qui iniziamo con i debuff magici, ma noi non ci interessa. Facciamo giusto un protezione con Cloud per subire gli ultimi attacchi, perché l'ultima fase di Bahamut è un rush. È letteralmente un rush. Quindi qui
qui tra l'altro ho sbagliato, perché non mi serviva più fare la difesa, cioè non mi serve più fare la difesa, perché qui adesso la parte finale di Bahamut, quindi dopo questo rush finale che abbiamo subito, parte il rush finale. Rush finale dove Bahamut non vi attacca più. Inizia a caricare attacco fisico e attacco magico per poi scaricarvi praticamente la finisher. Quindi qua che cosa bisogna fare? Qui adesso è una corsa contro il tempo. Bisogna fare solo danni. Quindi nel momento in cui inizia ad apparire 5 senza la barra sopra, se notate, perché la barra sopra non c'è più, qui basta, non avete più bisogno di curare, non avete più bisogno di fare praticamente niente, dovete solo ed esclusivamente fare danni. Qui andiamo giù con le summon. Volevo aspettare la limite di Tifa, ma poi ho detto no, meglio fare danni, perché dobbiamo necessariamente chiudere. Qui ormai è la parte finale, quindi summon, attacchi, praticamente vedete è tutto un switchare per fare tutti gli attacchi più forti, perché qui ormai è finita, cioè nel senso qui se vi fate colpire, anche se mettete difesa, anche se mettete buff, debuff, tutto quello che è, venite shottati. Quindi qui ragazzi la parte finale è tutto un attaccare, dovete attaccare, attaccare, attaccare. Bahamut è molto lento con il countdown, quindi il tempo c'è. Se avete un buon, cioè se avete un buon rapporto di danni, dovreste arrivarci. Io ci sono arrivato addirittura a pelo, quindi immaginate la mia tensione in questo momento, perché ho detto ecco, siamo praticamente alla fine, qui non possiamo fare cazzate. Tra l'altro qui dovete fare molta attenzione, perché l'intelligenza artificiale rischia di far fare Flare Star a Sephiroth, almeno il mio Sephiroth, che non può assolutamente fare Flare Star per perdere tutti questi danni. Quindi ancora limite di Tifa, ogni volta che Tifa ha la limit la facciamo, perché mi consente di fare più danni, quindi assolutamente facciamo danni. E come notate l'ultima fase io sto switchando sempre in continuazione su tutti i personaggi per continuare a picchiare e semplicemente continuare a fare danni. L'ultima fase è solo questo. Appena finisce il countdown carica la, diciamo carica, e si accinge a fare Mega Flare, ma voi qui non dovete farlo attaccare. Se vi fa questo Mega Flare avete perso, quindi dovete attaccare durante tutto il countdown. Nel momento in cui finisce il countdown si buffa e comincia praticamente il cerchietto con l'abilità e il nome ad apparire, voi dovete chiudere. Se non chiudete lì è finita, cioè avete fatto game over, quindi dovete necessariamente buttarlo giù durante quest'ultima fase. È un po' una rush e se notate ci sono arrivato praticamente anche io a pelo fondamentalmente, però grado S, perché questo combattimento è strutturato così. Vi ricordo che Ever Crisis è praticamente un DPS race, e come gioco è strutturato a DPS race, quindi dovete necessariamente fare danni in quella frazione di tempo, altrimenti è game over, fine, tutto qua. Spero che questo video possa esservi stato utile. Fatemi sapere se ovviamente avete dei dubbi o comunque volete chiedermi qualcosa, giusto per magari darvi dei consigli o cercare in un modo o nell'altro di aiutarvi il più possibile. Vi ricordo che ovviamente saremo anche in live per parlare di Ever Crisis solitamente il lunedì e il venerdì, quindi potete joinare quando volete. Discord in descrizione per i sub, Telegram invece aperto a tutti per ricevere notifiche di video e live, e poi sono anche in collaborazione con la community italiana di Ever Crisis, quindi se volete effettivamente entrare nel gruppo di Ever Crisis basta scrivermi un messaggio o su Telegram o comunque sotto nei commenti e vi posterò i link della community. Quindi grazie ancora per essere stati con me, spero che il video vi sia stato utile e noi ci becchiamo alla prossima.